Questo programma è offerto da John Cage Center Bitonto e Campus Università, Caseificio Gioia. Questa sera parleremo ovviamente della gara che si è disputata domenica scorsa tra Bitonto e Altamura, terminata con risultato di 1-1, e poi andremo a vedere quello che è un po' in generale il girone H di Serie D. Lo faremo in compagnia alla mia sinistra di Simone Figlioli, attaccante del Bitonto. Buonasera Simone. Buonasera e grazie dell'invito. Alla mia destra invece c'è Mario Romano, graditissimo ospite di Radio Doppio Zero, giornalista anche di Data Sport. Buonasera Mario. Buonasera e grazie dell'invito. E allora io direi subito di partire con gli highlights realizzati da Mario Sicolo. Andiamo a vedere il Bitonto che ha pareggiato contro la Team Altamura con il risultato di 1-1, a segno proprio Simone Figliolia. Dopo la scoppola inusitata rimediata a Brindisi una settimana fa, in casa, fra le mura amiche del Città degli Ulivi, i Leoncelli riscoprono una vis pugnandi esemplare e arpionano contro la Team Altamura un pari che va loro davvero stretto. Finisce infatti 1-1 il derby della Murgia, avventuroso e appassionante nel suo incerto divenire. Mister Valeriano Loseto ritorna all'amato 4-3-3, provato a lungo in estate, e sistema fra i pali l'under dal cognome poetico Petrarca. Cursori Riefolo e l'immarcabile Chiaradia, centrali l'aulico Silletti e il corsaro Gomes, ne è arrivato, proprio come l'under Spinelli, già direttore d'orchestra. Col grintoso Clemente Mariani, cresciuto in modo imperioso cammin facendo. Davanti il fantasista tascabile Taurino ad inventare per Palazzo e Figliolia. Ciro Ginestra, d'altro canto, risponde con spina in porta, esterni l'ex Lacassia e Bertolo, gancia a creare gioco con Bolognese, Sosa trequartista alle spalle di Croce e Casiello. Dopo il doveroso raccoglimento in memoria delle vittime dell'alluvione nelle Marche, al minuto 6 subito un'emozione. Cambio di gioco di Palazzo per Taurino che viaggia e indovina in area Clemente che viene trebbiato da Schiavino. Rigore. Dal dischetto, gracilino il destro di Palazzo, spina respinge. Tre minuti e mezza girata senza vigore del capitano sul servizio del genio Tarantino. Subito dopo il quarto d'ora, conclusione velleitaria di Ganci. Vantaggio altamurano al 23esimo, lancio chilometrico di Schiavino per Casiello che buggera Riefolo e fa secco Petrarca. Dopo la mezza, in 60 secondi, prima destro radente ma non angolato di Mariani e poi assist di Figliolia, sinistro di Taurino che calcia debolmente. Blocca spina. Formazioni invariate sul prato dopo l'intervallo. Subito dopo il fischio del signor Migliorini di Verona, ci vuole tutto il mestiere dello stopper Carioca per schermare Croce nei 16 metri. Palla puerilmente persa da Clemente al limite all'ottavo, tiro a giro che per fortuna non gira di Sosa. Al 19esimo parabola arcuata di Chiaradia in area, Figliolia artiglia il cuoio e insacca, pareggio meritatissimo per i Leoncelli. 26esimo fendente mancino di Spinelli, si tuffa e blocca spina. Foglia morta di Maffei su punizione al 38esimo, pugni dell'estremo biancorosso in corner. In pieno recupero, altra ripartenza vertiginosa del Bitonto e sfera per Maffei che calcia a colpo sicuro. Bertolo si immola e mette in salvo la sua porta e il punto prezioso per i suoi. Simone, partirei proprio dal gol. Si dice che questi sono i gol più importanti per gli attaccanti perché bisogna farsi trovare lì al momento giusto, nel posto giusto, e tu ti sei fatto trovare. No, io sono dell'avviso che per un attaccante è linfa vitale il gol. Io ma penso come tutti. Gli attaccanti vivono la maniera, la settimana in maniera diversa quando si fa gol. Sono contento e spero di farne tanti altri. Mario, è stata una partita ben giocata dal Bitonto. Possiamo anche dire che è un risultato che va anche un po' stretto ai ragazzi di Loseto? Guarda, Claudio, sicuramente è stata la miglior partita del Bitonto di questo inizio stagione, comprese anche le amichevoli, perché anche a Monopoli hanno fatto discretamente bene contro una squadra di categoria superiore. E da qua naturalmente si nota anche il lavoro fatto certosino di mister Loseto e i ragazzi che stanno acquistando
gara dopo gara, una certa consapevolezza nei propri mezzi, il che insomma è molto importante. Secondo me sono due punti persi domenica, perché io sinceramente mi aspettavo un'Altamura più forte anche a livello fisico. Invece Bitonto ha fatto una gran bella partita, anche dal punto di vista dinamico della corsa, insomma, peccato per l'ingenuità sul gol di Casiello, però insomma, può capitare, però insomma, pareggio, l'importante è muovere la classifica. Fino a dicembre sicuramente tutte le squadre ci saranno risultati a sorpresa, tutte possono vincere con tutte, perché fin quando ci sarà la riapertura del mercato, insomma, sappiamo benissimo, specialmente il girone H è molto molto equilibrato, troviamo squadre insomma che sicuramente hanno speso più del Bitonto, tipo il Molfetta, insomma, che insomma si trova sotto il Bitonto. Quindi insomma, campionato aperto, e probabilmente con due punti in più saremmo ancora più contenti e tranquilli in vista della partita insomma contro il Barletta, che sarà un altro derby infuocatissimo. Simone, Mario ha parlato di due punti persi, ti chiedo se sei d'accordo con questa analisi. In effetti il gol è stato preso su un'ingenuità difensiva, poi c'è stato anche il rigore sbagliato da Loris Palazzo, quindi ti chiedo se sei d'accordo. No, sono d'accordo con Mario, però io dico che siamo in credito con la fortuna, anche perché pure con la Fragolese meritavamo un qualcosina in più. E domenica soprattutto, se c'era una squadra che doveva vincere, credo che era il Bitonto. Anche come ha detto Mario, l'Altamura penso che ha speso di più del Bitonto, ma noi non siamo da meno. Abbiamo dimostrato domenica con la cattiveria, con la giusta determinazione di potercela giocare con tutti. E già da domenica prossima con il Barletta vogliamo fare bottino pieno. Sappiamo che è una partita difficile, ma noi non abbiamo paura di nessuno. In questo girone, il girone H, tutti sappiamo che tutti possono fare punti con tutti e tutti possono perdere punti con tutti. Quindi con la giusta determinazione, la giusta cattiveria, credo che il Barletta troverà domenica prossima un Bitonto affamato dei tre punti. Faccio una battuta, quel rigore tornando indietro magari l'avresti voluto battere tu, oppure ci sono delle gerarchie da rispettare? No, il rigorista attualmente è Loris, in settimana non ne aveva sbagliato neanche uno, e poi io sono dell'avviso che solo chi tira sbaglia. L'anno scorso ero io rigorista a Nola e dopo sei rigori il settimo l'ho sbagliato, e solo chi fa può sbagliare, questo è. E allora andiamo a sentire anche le parole del tecnico Valeriano Loseto nel post partita. I ragazzi hanno fatto una grandissima prestazione, hanno completamente ribaltato quella che è stata la prestazione del secondo tempo di Brindisi, hanno fatto una grandissima partita sotto l'aspetto tecnico, sotto l'aspetto tattico, hanno coperto il campo in lungo e in largo, hanno creato, siamo stati puniti su una disattenzione, su di una lettura sbagliata di una palla lunga, l'unica che loro hanno creato. Di contro noi abbiamo giocato, abbiamo cercato di creare situazioni pericolose, ci siamo riusciti, abbiamo fatto un gran palleggio, un gran fraseggio in mezzo al campo, fino a quando poi Figlioli è riuscito a buttarla dentro. Però c'è da dire che non voglio prendermela con la buona sorte, bisogna dire che bisogna essere più cattivi là davanti quando si hanno quelle palle belle da poter concretizzare, anche sul rigore, più cattiveria, più determinazione forse. Non la sarei aspettata, però è andata così, c'è da rimboccarci le maniche, sappiamo che è un campionato duro, difficile, e quindi la salvezza, che a detta dei lavori è l'obiettivo del Bitonto, non si conquistava certamente oggi, ma c'è un cammino molto lungo. Avremmo potuto fare ancora più male, però ahimè, con i sé e con i ma calcio non se ne fa. Bisogna solo accettare il risultato del sportivo, quello che ha detto il campo, e fare mea culpa in quelle occasioni dove c'è da farla e andare avanti, perché, ripeto, la prestazione di oggi fa capire che il Bitonto c'è. Con il ritorno al 4-3-3 abbiamo dato certezza e sicurezza a tutta la squadra, perché sapete benissimo che all'inizio della stagione
Siamo partiti con un modulo diverso rispetto alle prime due partite, rispetto a quella con cui ci siamo preparati durante la preparazione, perché infortuni che ci sono capitati mi hanno portato a decidere in questa maniera. E quindi con l'arrivo anche di questi due ragazzi mi hanno permesso di poter ritornare a quello che è il mio credo, la mia idea tattica, il mio modulo preferito sul quale abbiamo lavorato tutta la prestagione. E quindi oggi tornare a quel modulo ha portato concretezza, ha portato sicurezza, e soprattutto poi quando arrivano le giocate, le crei, le trovi, aumenta l'autostima, la fiducia nei propri mezzi, e quindi questo ti ha permesso di avere ancora più fiducia e fare una grande partita. Mario Romano, mister Loseto ha parlato di rimboccarsi le maniche, è sembrato come se fosse soddisfatto sì della prestazione, ma assolutamente dispiaciuto dal risultato. Sì, come abbiamo detto prima, insomma, dispiaciuto sicuramente per il risultato, ma il suo credo calcistico è fondamentale. Conosco insomma da un po' di tempo, è una delle persone insomma più oneste insomma nell'ambito calcistico, insomma come allenatore, come livello di manager, insomma nel gestire gli uomini. Quindi io credo molto nel lavoro di mister Loseto, e sicuramente ne usciremo bene, insomma, con il lavoro certosino, perché credo che comunque l'impegno si vede, insomma, da parte dei ragazzi è costante, e sicuramente, ripeto, avremo ottimi risultati, secondo me. Simone, come ti trovi con mister Loseto? No, il mister già a inizio anno, quando ha spinto molto per farmi essere qui, io lo reputo una persona eccezionale, oltre a essere un grande allenatore, ma l'allenatore non lo devo dire di certo io, è la sua carriera che parla per lui. Io posso parlare come uomo, ma non solo con me, con tutta la squadra ci fa stare tranquilli, ci dà sempre consigli positivi, e noi dobbiamo solo metterli in pratica la domenica. Andiamo a sentire anche le parole di Enrico Silletti nel post partita di Bitonto Altamura. Peccato, perché comunque la prestazione c'è stata, nonostante un episodio negativo iniziale che poteva anche condannare la squadra, anche da un punto di vista mentale. Siamo riusciti a spingere per 90 minuti alla ricerca di questo risultato. È arrivato un punto, però siamo comunque soddisfatti, una prestazione che ci dà consapevolezza della nostra forza e ci permetterà di lavorare sempre meglio. Abbiamo anche questa sosta forzata, diciamo, che ci permetterà di lavorare bene proprio per la prestazione che c'è stata. Non sono arrivati i tre punti che ci credevamo fortemente, per come avevamo anche lavorato in settimana dopo la batosta di Brindisi, che ci è servita anche per me da lezione, e ci ha permesso di lavorare bene con rabbia, e penso anche da un approccio iniziale oggi si è visto questa tra virgolette rabbia da parte della squadra di una sconfitta a Brindisi, che ci può stare una sconfitta a Brindisi, però deve essere in un modo diverso. Con Murillo già in settimana abbiamo visto che ci sarebbe stata un'ottima sintonia, il ragazzo si è ambientato alla grande, ha tante esperienze, penso anche oggi si è visto in campo, raggiungerà una condizione ottimale, perché anche lui è consapevole di non essere al top, però già oggi penso si è visto che ha messo in campo la sua esperienza in questa squadra che ne ha bisogno, perché comunque è una squadra giovane, e siamo andati ad aggiungere un elemento over che porta tanta esperienza e aiuterà tanto non solo me, che sono un compagno di reparto, ma tutta la squadra, soprattutto i più piccoli. Sicuramente venivamo da un periodo dove, penso, nelle tre partite ufficiali avevamo subito 8 gol, che sono veramente tanti tra la partita di Coppa e le prime due di campionato, quindi penso che sono arrivati gol tutti su errori molto individuali e poco di reparto, che comunque ci si può lavorare poco, o meglio, ci si può lavorare molto dal punto di vista mentale, a livello dal punto di vista della concentrazione, di essere attivi, vivi, e penso che oggi, dopo, parliamo così, delle 4 sberle di Brindisi, ti siano servite da questo punto di vista per alzare la concentrazione, soprattutto dietro, perché è un campionato dove se fai un errore lo paghi, vedi oggi, e quindi era giusto
alzare l'asticella, se no non si poteva continuare di questo passo. E andiamo a vedere i risultati del girone H di Serie D dopo la terza giornata, con lo 0-0 tra Nardò e Fasano, il pareggio tra Bitonto e Altamura 1-1, colpo della Barletta fuori casa 0-1 sul campo della Cavese, 1-2 della Fragolese sul campo del Francavilla, 2-1 interno del Gladiator contro il Matera, 1-1 tra Gravina e Brindisi, Lavello Casarano 1-2, Molfetta Puteolana 2-2, Martina Nocerina 0-1. Simone, non era facile reagire subito dopo la batosta, possiamo chiamarla così, di Brindisi, eppure questa squadra ha dimostrato grande personalità andandosela a giocare alla pari contro una più quotata sulla carta come la team Altamura. No, dovevamo per forza scattarci dopo una brutta prestazione, dopo 4 gol presi, e diciamo ci siamo riusciti, non a pieno, perché credo che tutti dicono che meritavamo i 3 punti, però la strada è quella giusta, dobbiamo solo lavorare e tutto si aggiusterà. E allora vediamo anche la classifica dopo 3 giornate del campionato di Serie D. Girone H comanda il Casarano a quota 9, Brindisi e Nardò a 7, a quota 6 Gladiator, Barletta e Cavese, 5 il Fasano assieme alla Nocerina, 4 punti per la team Altamura così come per la Fragolese, a quota 3 Matera, Martina con 2 punti per Gravina e Puteolana, ovviamente insieme al Bitonto in fondo, Molfetta e Francavilla a quota 1 e chiude la classifica il Lavello a quota 0. Mario, secondo te i 2 punti in 3 partite del Bitonto sono meritati oppure si poteva ambire a qualcosa in più? Ripeto, insomma, 2 punti in più sarebbero serviti come, insomma, come una manna dal cielo, insomma. E, ripeto, la posizione in questo momento, terza giornata, non si può ancora, non è ancora tutto delineato, insomma, vediamo anche la Cavese, che secondo me la squadra che ha speso più di tutti è la squadra favorita, ha perso contro un'altra, secondo me, favorita di questo giorno, che è il Barletta, perché con la riapertura del Putilli, con 3.000-4.000 spettatori a partita, che sicuramente avranno, sarà tutta linfa da poter investire a dicembre nel mercato invernale, quindi puntellare ulteriormente la squadra ed essere una protagonista, come la sarà anche sicuramente il Brindisi, se non avrà problemi di spogliatoio, di gestione spogliatoio, come insomma tanti galli, come è successo la scorsa stagione nel Bitonto, insomma. Sempre una gestione di, secondo me, una squadra per stare là deve essere molto su, deve essere molto bravo nella gestione degli uomini, oltre ad avere insomma uomini importanti, quindi come ho detto prima, fino a dicembre sarà insomma un campionato non delineato ancora, dopo la riapertura si vedrà effettivamente chi avrà quella marcia in più, però i 2 punti del Bitonto, detto, potevano essere sicuramente insomma di più, ma insomma, come ha detto il mister, meritiamo insomma quello che abbiamo e quello che è successo anche in campo. I rigori si sbagliano anche, non è detto che bisogna per forza mettere dentro la palla. Legge, è una legge insomma universale questa. Assolutamente sì. Ricordiamo che è stata rinviata al 12 ottobre la gara del Bitonto contro il Matera. Prossimo appuntamento dei Neroverdi il 2 ottobre sul campo del Barletta. Simone, sarà una partita veramente molto impegnativa. Sì. In casa con Barletta. Sì, in casa. Sarà impegnativa, però come ho detto prima, il Bitonto si farà trovare pronto e sputerà sangue come già abbiamo dimostrato nelle 3 partite e soprattutto domenica. Vediamo questo è. Vediamo cosa saremo stati bravi a fare domenica prossima. E quindi il Bitonto praticamente riposerà nel prossimo turno del girone H di Serie D con Altamura Gravina, il derby della Murgia che verrà disputato venerdì 23 settembre, poi tutte le altre partite mercoledì 28 a Fragolese Martina, Barletta Francavilla, Brindisi Casarano, Fasano Gladiator, Nardò Molfetta, Nocerina Lavello, Puteolana, che invece
Ho segnato Lavello, quindi due volte Lavello. Andiamo a verificare contro chi gioca la Puteolana. Mario, comunque sarà un turno che vedrà diverse sfide interessanti, sì, sì. In particolar modo quella tra Altamura e Gravina. Altamura sì, domani sicuramente sarò al Torino d'Angelo per vedere insomma questo derby sempre molto bello e caratteristico. È molto, però la partita più importante sarà quella Brindisi-Casarano. Insomma, Brindisi-Casarano sicuramente si trova là anche perché ha avuto un calendario migliore, insomma. E quindi sarà una partita molto 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 come dire interessante per la vetta. Simone, tu invece dove sarai? Su quale campo? No, penso che torno a casa, però sarò sul telefono a vedere sicuramente questa giornata. Tu hai tanta esperienza nel girone H, tra sì. Le tante, Sorrento, anche la stessa team Altamura. Sì. Come ti sembra questo girone H? Secondo te si avvicina sempre più a una sorta di Serie C? Ma il girone H, non a detta mia, a detta di tutti, credo che sia il girone più difficile dei 9 gironi di questa serie. Ci sono tutte squadre attrezzate, soprattutto quest'anno regna l'incertezza, non si sa chi vince, chi può andare giù, quindi sarà un girone tutto da vivere. Mario? No, sono d'accordo. Insomma, questo girone è una piccola C, come lo è da tanti anni, insomma. Non è detto che chi spende di più, insomma, vinca il campionato. Però, ripeto, la gestione degli uomini è molto, molto importante nell'economia di tutto il campionato. Quindi sarà una sfida, insomma, tra 3-4 squadre per la vittoria del campionato. Poi non dimentichiamo che negli ultimi anni il campionato è stato vinto o da una squadra pugliese o da una squadra lucana. Sicuramente quest'anno squadre lucane non all'altezza di vincere il campionato non ce ne sono, quindi insomma, ripeto, per me la Cavese è la squadra insomma da battere. Poi insomma si vedrà durante l'arco del campionato gli interventi sul mercato e ripeto, anche l'aspetto del pubblico è importante, l'aspetto ambientale, quindi stadi che possono ospitare 3.000-4.000 spettatori saranno dei fortini difficili da espugnare, quindi questo è anche un altro aspetto da tenere conto. Simone, Mario ha parlato spesso di gestione degli uomini, ti volevo chiedere com'è il tuo rapporto con i tuoi compagni di reparto, come ad esempio Maffei, e poi se questa concorrenza, soprattutto per un attaccante, fa bene. No, fa bene, soprattutto anche perché, penso in avanti, siamo tutti giocatori validi, lo stesso Lo Savio, Palazzo, Taurino, Maffei, il mister può fare quello che vuole con noi. Noi dobbiamo solo farci trovare pronti nel caso il mister decida di metterci in campo, sia dall'inizio che a partita in corso. Questo gruppo come ti sembra? Unito? Anche perché è pur sempre una squadra molto giovane, quindi l'unità dello gruppo, dello spogliatoio, può far molto. No, ma noi siamo uniti, penso si è visto anche da quando Lucchese ha avuto un brutto infortunio, noi ci siamo precipitati in ospedale alle 11 di sera, prima di una partita importante, non abbiamo visto niente, siamo andati a trovarlo perché lui si sentiva solo. Penso che questo è una cosa che rinchiuda tutto. Assolutamente. Per il gruppo. No, poi posso... Prego. No, Brindisi è stato solamente, secondo me, un incidente di percorso, perché le assenze forzate all'ultimo momento di Lucchese e di Basile sono state assenze importanti che, insomma, hanno un po' anche psicologicamente non caricato la squadra a mille, insomma. Sono così importanti questi, e dunque noi mandiamo un grosso abbraccio a Ciro Lucchese, così come facciamo tanti auguri di buon compleanno a Peppe Chiaradia, che oggi compie 30 anni. Mario, siamo quasi in chiusura, sono passati ben 25 minuti dall'inizio di questa puntata, ti volevo chiedere questo Bitonto anche dall'esterno è visto come una squadra compatta, oppure è una squadra che deve ancora lavorare da questo punto di vista? No, è una squadra compatta. Perché Mister Roseto lavora
sempre in funzione della compattezza dello spogliatoio, insomma. Chi non è contento, insomma, di chi non è contento lo si potrà notare, insomma, in futuro, però attualmente sono tutti un gruppo coeso e molto 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 forte. C'è una dedica che vuoi fare per il gol contro la team Altamura? La dedica la faccio innanzitutto a me, perché io non mollo mai, sono una persona che per esempio io voglio sempre il 100% a me stesso, sono molto, mi piace dare sempre il massimo, però la dedica è per la mia fidanzata e questo, per la mia fidanzata che sta lontana e ci vediamo poco, perché io sono qui e lei è a Salerno. Ecco, com'è vivere lontano da casa, anche per chi magari ci sta seguendo? No, il nostro è un lavoro, quindi qua a Bitonto ci danno tutto per stare bene, noi dobbiamo solo ripagare la fiducia in campo. No, è stato sfortunato una partita con la Fragolese, perché la dinamica è stata quasi identica al gol fatto contro l'Altamura. Quindi posso farti una domanda? Preferisci più attaccare, da quando si è visto, sei sempre, non attacchi mai il primo palo, sempre il secondo, proprio una tua natura questa qua di attaccante? No, io allora con la Fragolese sono stato sfortunato, anche perché sul cross Maffei me l'ha toccata e me l'ha allungata, quindi volevo andare col sinistro e poi per forza di cose ho dovuto andare col destro, il destro non è il mio piede forte, diciamo che ho sbagliato, ho peccato un po' di... Però mi sono rifatto con l'Altamura, diciamo che non ho una posizione dove attaccare, io vedo sempre la palla, per esempio, vediamo pure in settimana, cerchiamo di codificarci Peppe dove piace mettergli la palla, lui vedo sempre che gli piace metterla sul secondo, io quindi cerco di farmi trovare pronto lì e sfruttare i cross di Giuseppe. No, poi anche come da tre quartista, insomma, anche il lancio per Taurino, insomma, anche... Una certa diciamo il sinistro è educato, ecco. il destro devo lavorarci ancora, anche se ho 29 anni si impara sempre, si deve sempre imparare. Bene, noi ti ringraziamo per essere stato qui con noi. Grazie. E un in bocca al lupo per il proseguo della stagione. Grazie ancora dell'invito. Grazie anche a Mario Romano, con te ci rivediamo presto. Un piacere, quando volete sono sempre a disposizione. Noi invece ci rivediamo giovedì prossimo con una nuova puntata di Ruggito Nero Verde. Grazie. Questo programma è stato offerto da John Cage Center Bitonto e Campus Università, Caseificio Gioia.